Buongiorno, bentrovati al Salotto Acquatico di Swim Biz. Siamo ritornati a Roma, siamo ritornati con Federico Turrini. Ci eravamo lasciati a Milano, ti ricordi che c'era un grigio incredibile? E mo hai aperto il gas in piscina. Sei arrivato a Roma, sei stato un'ora bordo campo qui perché sono a casa esercito, ti hanno fatto fare la tua bella comparsata. Buongiorno. Buongiorno a voi. Ha faticato? No, dai, è stata una bella giornata comunque, una giornata di sole. Dove... Allegria. Sì, dai, siamo stati... Dai, ora la cornice è bella. Meravigliosa, per carità di Dio, ben trovati. Però ti ho visto correre, ma tu fai parte della compagnia... Che compagnia fai parte? Bersaglieri? No, siamo compagnia atleti. Comunque sì, Bersaglieri. Ma difatti, tu e Bocchia correvate? Insomma, è meglio che vi dia del nuoto. Infatti, da piccolo l'abbiamo capito e abbiamo sempre nuotato. Diciamo, i miei amici quando ero piccolo mi dicevano che ero come un alligatore, no? Che in acqua e poi fuori è un po' impedito. Sei un po' le branchie, caro Turrini. Tu lo sai che la tua manager Vania Toni bombarda internet delle tue foto in ogni posizione? Vabbè, insomma, te lo meriti, perché adesso ritorniamo sul fatto tecnico, grande esplosione di tempi. Sì, sicuramente agli assoluti e poi dopo la settimana scorsa la Coppa Brema ho... coronata alla grande la preparazione che avevo fatto da gennaio e i segnali di avvicinamento erano stati molto positivi, che comunque mi sentivo di aver raggiunto uno stato di forma che non avevo mai avuto, però sono andato anche forse oltre le mie aspettative perché sono riuscito a fare dei gran tempi sia nei due che nei quattro misti, ma anche nello stile libero, nel dorso, insomma sono riuscito a migliorare tutti i miei personali e poi sabato insomma c'è stato il record italiano che inseguivo da un po'. Ciliegina sulla torta, bene augurante, perché quest'anno c'è un mondiale. Sì. Te mi avevi già a Milano, c'eravamo dillo. A Milano ci eravamo lasciati con la promessa di rivederci a Barcellona. Dillo. Io ero stato un po' più frenato. T'ho detto, tu quando incontri Christian Zicche te devi sempre sbilanciare, come dicono qua a Roma, no? Okay. Perché poi in effetti Hai ragione, ne sono ben felice. Beh, tu poi lo sforzo l'hai fatto tu, perché in effetti insomma, ti sei impegnato, caro il mio dottor Turrini. Sì. Vogliamo, no, perché Scozzoli prima ha detto che lui non è scaramantico. Vogliamo provare ad esserlo anche, cioè, io da mo che lo so un pochettino perché dopo le grattatine di Claudio Rossetto l'anno scorso, vabbè, ma quello è un altro contesto. Tu come stai messo in materia? A scaramanzia? No, non sono mai stato un grande scaramantico, però nemmeno mi sono mai sbilanciato troppo perché poi c'è il rischio di far brutta figura. Insomma, io diciamo alle gare internazionali per ora non sono mai riuscito, a parte agli europei vasca corta, ho fatto una finale agli europei in lunga, però non sono mai riuscito ancora a esprimere quello che magari ho espresso in Italia altre volte. Spero che insomma questo balzo in avanti a livello di prestazioni che ho avuto ultimamente mi consenta di arrivare con una sicurezza diversa a questo evento e poter dire la mia, ecco. Senti, col tuo allenatore cosa avete progettato come tabella di marcia, cioè dove ti vedremo ancora splendente a Sette Colli magari? Ma sicuramente ora l'obiettivo principale saranno i mondiali, quindi il Sette Colli e i Giochi del Mediterraneo saranno due tappe importanti di avvicinamento, però insomma anche i Giochi del Mediterraneo è una gara internazionale alla quale non ho mai partecipato e alla quale vorrò sicuramente dire la mia e far bene, e quindi lì e poi il mondiale saranno i due appuntamenti clou di questo finale di stagione. Caro Federico, ti aspettiamo, ti seguiremo sicuramente. Ti fermi allora a Roma? Aspetto a Barcellona nell'appartamento spagnolo. Nell'appartamento spagnolo, questo sicuro, anzi noi aspettiamo te nell'appartamento spagnolo, ma lì sarà per festeggiare e non diciamo nulla. Va bene? Alla prossima con Swim Biz. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao.